mondiale. Qui abbiamo No, visto ma intanto poi l'errore della Yusufovic. adesso non è che voglio fare chissà che cosa, però è il momento oggettivo. Noi, ad esempio, Fune e Cerchio, non abbiamo detto assolutamente niente perché meritava, chi è arrivata prima, meritava di arrivare prima perché lei aveva fatto degli errori. Quindi direi che noi vorremmo, come peraltro quando parliamo della squadra Italia, semplicemente che venisse riconosciuto esattamente quello che è stato eseguito, senza fare della dietrologia. La Mitieva propone sempre un certo tipo di musica molto, molto morbida, molto, molto calda, e poi spiegheremo anche il perché si sceglie la Isabella, come risponde alle esigenze corporee della ginnasta. E infatti lei è una ginnasta molto morbida rispetto a altri fisici, è sicuramente meno alta e più rotonda, è una bellissima ragazza, no? Però è più rotonda di altre e quindi molto bene le stanno queste musiche. E oltretutto sceglie anche le musiche, rispetto, abbiamo visto un magnifico Costina. Rispetto anche alle sue movenze, ossia sceglie anche elementi attrezzo più lenti di altri, anche perché lei è molto ampia, soprattutto dal punto di vista busto. Buono il rischio con ripresa fuori dal campo visivo senza mani. Molto bello questo modo, ecco un altro rischio fatto giusto. Molto bello questo modo di annodare la fune. Lei non si è fermata annodandola, ma semplicemente si è infilata la fune come se fosse un coprispalle e levandoselo è venuto il nodo che le è servito per fare un lancio più alto e più sicuro come rotazione. Ah, siamo molto lontani intanto, con 25,95, 77, supera di poco il 77 la Yusupova, ed è dunque in seconda posizione, 77,925, ma davvero molto lontano. Adesso è il momento della Mitros, è un esercizio questo che va seguito. Non dico con silenzio, Isabella, ma quasi proprio per apprezzare meglio, dato che Anche vediamo. perché